Ciao a tutti, benvenuti in questo mio nuovo video. Mi avete chiesto davvero, davvero in tantissimi di farlo. E quindi, dato che Death Note è uno dei manga che più mi piacciono e Obata è il mio manga preferito, sì, solo mio, oggi andrò a dirvi 100 cose che non sapete su Death Note. Detto questo, iniziamo subito. Ad Ellie piace essere pulito, però non si lava a mano, bensì all'interno di una speciale lavatrice per umani inventata da Watari. Ogni Shinigami scrive nel Death Note con la sua lingua, e tutti i Shinigami riescono a capire la lingua degli altri. Per Takeshi Obata, disegnatore di Death Note, i personaggi anziani sono più divertenti a disegnare. Così convinse l'editor a disegnare Watari come un vecchio. Misa Misa nasce il giorno di Natale. Un sondaggio fatto nel 2007 dal ministro della cultura in Giappone ha rivelato Death Note come il decimo manga più bello di sempre. Nell'episodio 6 di Fullmetal Panic appare L che fa un giro in bici. Nell'anime la suoneria del telefono di Misa è Alumina, ovvero la prima ending dell'anime, ed è anche quella di Matsuda. Yagami vuol dire letteralmente Dio della notte. In giapponese, Amane significa suono del paradiso. I due autori di Death Note, Oba e Obata, non si vedevano mentre lavoravano. Infatti era l'editor che faceva da tramite tra i due. Per questo Obata sapeva solo di settimana in settimana quello che doveva disegnare, e benché la curiosità fosse enorme doveva aspettare ogni settimana per lo storyboard. Light, nella copertina del 12° volume del manga, è ritratto come se fosse crocifisso, e così anche nella seconda ending dell'anime. Questo perché lui si considera il messia della razza umana, colui che toglie i peccati del mondo, sì, in pratica si sente Gesù Cristo, insomma. Esiste un capitolo speciale di Death Note di 46 pagine uscito nel 2008, dove vediamo un Nier cresciuto e un nuovo Kira sulla Terra. Quando Teru Mikami usa gli occhi dello Shinigami, il numero che appare su Nier è 43406. Ma la stranezza è che, a differenza di tutti gli altri numeri visti nella serie, questo è incompleto. Light non indossa mai dei jeans perché Obata ha deciso che i vestiti dovessero calzarli a pennello. La pistola di Mel è una Beretta 92 FS. Kyosuke Higuchi è quinto Dan di Kendo. Oba ha detto che il personaggio che più gli somiglia è Nier, ma anche Light perché lui andava molto bene a scuola. Il gruppo sanguigno di Light è A. Light e L hanno la stessa altezza, 179 cm. Nel manga è presente una grossa croce nel tetto della Wemmy's House, che poi ovviamente è stata tolta nell'anime. Per Obata il colore di Light è il trasparente oppure una mancanza di colore. Nel capitolo pilota del manga, il Death Note ha 60 pagine con 38 righe per pagina, e quando chi lo sta usando lo finisce, ne deve chiedere un altro allo Shinigami. Non sappiamo quanti Shinigami esistano, ma nella serie canonica ce ne vengono mostrati 18. E di 5 non sappiamo nemmeno il nome. L'episodio 185 di Keroro è interamente ispirato a Death Note, con il finale che riprende infatti proprio l'ultima puntata della serie. L è il personaggio preferito dai due autori. Inizialmente Nier e Mel sarebbero dovuti essere gemelli, e per di più figli di L. Ma ve lo immaginate voi L con una donna, padre addirittura? Il gruppo sanguigno di Misa è AB. Il cognome Yagami è stato proposto all'editor, e Oba piacque solo una volta aver realizzato l'ultima scena. La Sakura TV appare anche in Bakuman, più precisamente nel capitolo 131, quando si parla di un crimine perfetto compiuto dalla PCP. Il regno degli Shinigami è colmo di scheletri di dinosauri e di altre creature. Ciò indica che una volta deve aver avuto un habitat molto simile a quello della Terra, in quanto quelli non possono essere in alcun modo resti di Shinigami, perché una volta morti diventano semplice polvere. Oba ha detto che se Ryuk non si fosse mai interessato al mondo degli umani, Light sarebbe diventato uno dei migliori poliziotti al mondo e avrebbe sicuramente collaborato con L. Sembra che L e Nier abbiano la sindrome di Asperger, che gli crea numerosi problemi sociali, in favore però di una grande intelligenza. Inoltre, secondo alcuni studi, L soffrirebbe della sindrome di Marfan, in quanto ha tutti i sintomi: curvatura della spina dorsale, corpo esile e alto, lunghe braccia con lunghe dita che hanno giunzioni flessibili, piedi piatti e molte altre. Esistono tre videogiochi ispirati a Death Note: Death Note Kira Game, Death Note Successor to L e L The Prologue to Death Note Spiraling of Trap. Mamma mia che inglese terribile, ma tutti questi giochi sono solo in giapponese e solo per Nintendo DS. Inizialmente il Death Note avrebbe dovuto avere un design molto simile a quello della Bibbia. Poi, per ragioni ovviamente ergonomiche, si optò per un semplice quaderno. Secondo l'autore, L non ha mai avuto amici,
Quindi quando rivelerebbe a Light che lui è il suo primo amico, in realtà sta mentendo. Vi sembrerà strano, ma Adele piace andare a vedere le idol. Nel capitolo pilota del manga esiste una gomma chiamata Death Eraser che serve per cancellare i nomi dal Death Note, riportando così in vita le persone uccise dallo stesso. Inizialmente Teru Mikami nell'anime avrebbe dovuto avere i capelli castani. Si decise però poi ovviamente di seguire la linea del manga e così li fecero neri. Higuchi è laureato al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Iwasegi. L'Italia è l'unico paese al mondo in cui L viene chiamato proprio L e non L, oppure la giapponese L. Inizialmente Ryuk sarebbe dovuto essere un umano molto simile a Light, con i capelli neri e anche le ali. Però poi l'editore gli disse che non doveva per forza avere sembianze umane. Così Ubata pensò poi di disegnare i Shinigami partendo dal design dei maghi. Poi però, come sappiamo, passò oltre. Però i brandelli di vestiti nei corpi dei Shinigami sono proprio una rimanenza di quest'idea. Misa ha una sorella più grande che viene nominata una sola volta nel manga e poi non sappiamo più nulla di lei. In un punteggio dato dagli autori, Light ha un'intelligenza di 9 su 10. Ellie invece vi sembrerà strano, ma ha un'intelligenza di 8 su 10. Però poi Oba ha detto che il personaggio più forte della serie è Ellie, semplicemente perché ce n'era bisogno. Nel set del regno di Kira vediamo sullo sfondo un angelo con 6 ali, ovvero un serafino, che nella cristianità fa parte di quel coro di angeli più vicino a Dio ed è infatti un custode del trono di Dio. Ecco perché l'hanno messo lì. La puntata 25 di Gintama è una parodia allo scontro psicologico tra Light e L. Infatti alla fine possiamo vedere anche Ryuk. Oba poteva impiegare alcuni giorni o interi mesi per scrivere la sceneggiatura di un solo capitolo del manga, ma nonostante questo era sempre puntuale con le scadenze settimanali. Inizialmente il nome pensato per Watari fu Shadow, ma venne poi scartato dall'editor in favore di quello attuale, che secondo lui ha un suono più da supereroe. Watari! Non lo so sinceramente. Nel 2007 ci fu un caso di omicidio in Belgio, in cui il carnefice si firmava con Watashi wa Kira desu, ovvero in italiano io sono Kira. Venne denominato dai media l'assassino manga. E in connessione a questo caso nel 2010 vennero arrestati 4 uomini. E ci sono stati anche molti altri casi simili nel mondo. I libri di Death Note per ora sono 2: Death Note Another Note e L Changed the World. L, prima di conoscere Kira, si dilettava andando nelle gallerie d'arte. Il Death Note appartenente a Sido, ovvero quello utilizzato da Light, è il Death Note che ha causato più morti in assoluto. Watari è il personaggio umano più vecchio della serie. Infatti è nato il 1 maggio 1933. Ad oggi i film di Death Note sono 5: Death Note, Death Note The Last Name, I'll Change the World, Death Note New Generation e Death Note Light Up the New World. Di questi titoli in inglese gli devono dare. Death Note ha anche un musical rappresentato sia in Giappone che in Corea nel 2015 e quest'anno è riatteso di nuovo in Corea. I due autori si incontrarono la prima volta un anno dopo l'inizio del manga, nel 2004. Kenichi Matsuyama, ovvero L nel film di Death Note, e Tatsuya Fujiwara, che interpreta Light, erano talmente immedesimati nei loro ruoli che anche durante una pausa tra una ripresa e l'altra non si parlavano. Nier potrebbe aver usato il Death Note per manovrare le mosse di Teru Mikami e farlo morire poi più tardi in prigione. Postagli la domanda, i due autori hanno dichiarato che spetta al lettore capire cosa sia successo veramente. L è 7 anni più vecchio di Light ed è nato il giorno di Halloween. La differenza è che nel manga e nell'anime, nel film della serie, Light deve forzare il suo orologio per rivelare il pezzo di Death Note al suo interno. Alla fine del manga, Nier mangia del cioccolato in onore di Mello. Dovete sapere che L è molto abile con la bocca e con la lingua. Infatti riesce a legare due ciliegie con un nodo. Secondo Tsugumi Oba, Light non è né buono né cattivo, bensì diabolico. Tatsuro Araki, direttore dell'anime, implorò per entrare nel team di produzione. Infatti adora la follia, Light Yagami, anche se crede l'avrebbe sicuramente ucciso. Ha poi diretto anche molti altri anime famosi, tra cui High School of the Dead e L'Attacco dei Giganti. Lo Shinigami preferito da Takeshi Obata è Rem. Questo perché è buono ed ha un comportamento morale. Nel 2015 Death Note ha superato le 30 milioni di copie vendute nel mondo. Infatti l'opera ha dato vita anche a un dramma televisivo, composto da ben 11 episodi per la durata totale di quasi 9 ore, però è andato in onda solo in Giappone nel 2013. Sembrerebbe che Mizu soffra della sindrome di deficit dell'attenzione e iperattività. In Hell Changed the World, dopo la morte di Light, L prende il suo orologio che si era rotto proprio nel loro ultimo scontro. Per
conservarlo come ricordo. L'editor si arrabbiò con Obata per colpa di questa illustrazione che apre il capitolo 33, considerata inadatta ad una rivista per ragazzini. Infatti venne poi posta la scritta Death Note sulla sua cosina, insomma. L, The Wemyss House è un mini capitolo che riassume la vita di L da piccolo, ovvero da quando viene lasciato all'orfanotrofio di Watari. In Death Note Relight 1, Visions of a God, che non viene considerata canonica, vediamo apparire uno Shinigami molto simile a Light. Chi Kira è il terzo Kira e la C è stata data da Nier e sta a significare Chip Kira, perché praticamente era un Kira che non valeva nulla rispetto agli altri. Infatti Chi Kira, dopo aver scritto svariati nomi nel Death Note, scrive il suo, ponendo così fine alla sua vita. Ob ha dichiarato che ha deciso di far piacere a Ryuk le mele perché il colore rosso si addice molto al suo corpo. Misa Misa è nata a Kyoto. L'orologio interno di L è diverso da quello degli altri esseri viventi. Infatti dorme quando ne ha estremamente bisogno e rimane sveglio finché ha voglia. Si nota un po' dalle perenni occhiaie questo, sì. Secondo Ob, il castello di carte fatto da Nier era molto difficile da disegnare e si stupì molto quando Obata invece ce la fece tranquillamente. Una delle cose che più adora L sono i parchi, quindi starà al parco proprio tranquillamente sull'altalena, ecco. Misa va in depressione dopo la notizia della morte di Light, che dovrebbe essere sfuggita a Matsuda. Infatti dopo si suiciderà. Il giorno in cui muore Misa è proprio quello di San Valentino. Anche se gli Shinigami in teoria sono sessuati, però quando Obata ha saputo che Rem era una femmina, ha voluto creare un design in completo contrasto con Ryuk. Per questo l'ha fatta bianca. E per realizzare la testa di Rem, Obata ha detto di essersi ispirato alla mitologica Medusa. Nel video musicale Jump, Madonna è vestita esattamente come Mello. Si dice infatti sia il suo personaggio preferito della serie. Il breve capitolo L One Day, uscito dopo la fine della serie, ci illustra una giornata tipo di L in un tempo imprecisato prima che conoscesse Kira. Le uniche persone che fumano nella serie sono Ukita, Wedi, Matt, Yamanaka ed Emegawa. Quest'anno arriverà un nuovo film di Death Note in esclusiva per Netflix. Il budget è di quasi 50 milioni di dollari e corrisponde ai soldi spesi per realizzare tutti i film di Death Note in Giappone. Flavio Aquilone è il doppiatore di Light Yagami e di Nat Wolff nel film Stuck in Love. Quindi si vocifera sarà proprio lui a doppiare Light nel film. Invece, no! All'inizio Jealous era uno Shinigami bellissimo. Sì, lo so che vi sembra strano, ma poi Obata, leggendo la sua storia, decise di disegnarlo per renderlo davvero brutto. Nel film Death Note The Last Name, la seconda regola è accorciata in: le persone con lo stesso nome non sortiranno alcun effetto. Quella originale era un tantino diversa, ecco. Ob ha detto che i numeri visibili sulle persone attraverso gli occhi dello Shinigami per sapere quando moriranno sono stati creati con un algoritmo che però si è dimenticato. Che sia vero oppure non vuole dircelo. Nel giugno del 2009 il ministro della cultura cinese ha definitivamente censurato e bandito manga come Death Note, L'attacco dei giganti e altri 36 in tutto il paese. Quando nel capitolo 35 Light perde i ricordi, Obata, dopo che per mesi stava disegnando Light in modo sempre migliore, dovete scordare tutto quello che aveva imparato per tornare a disegnare Light come nel primo capitolo. Se uno Shinigami infrange la regola del mondo degli Shinigami, esistono 9 livelli di punizioni inflitti dal re degli Shinigami. Il livello 8 è il più leggero e l'1 il più pesante. Poi c'è anche un livello che non viene punteggiato qua dentro, ma che è estremo, ancora peggiore dell'uno. Contate che dal livello 3 in giù lo Shinigami muore. La ragazza col cappuccio che appare alla fine del manga non è Misa. Anch'io all'inizio l'avevo pensato, invece è una seguace completamente a caso di Kira. Nell'ultimo episodio dell'anime, Light vede lo spirito di L prima di morire, ma è una semplice allucinazione, perché come ben sappiamo dopo la morte vi è il nulla. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Da grande amante dell'opera sono stato davvero felice di farlo. Detto questo, ovviamente, se volete un altro episodio di 100 cose che non sai, lasciate un bel mi piace. E ovviamente consigliatemi voi qua sotto con un commento un manga o anime di cui volete vi dica 100 cose che non sapete. Mi raccomando, fate vedere questo video ai vostri amici a cui piace Death Note e anche a quelli che pensano di sapere un po' tutto. Qua accanto a me trovate altri bei video interessanti che sono sicuro vi piaceranno. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutti i caricamenti futuri. Detto questo, grazie per aver visto il video e noi ci vediamo al prossimo.